Chi c'era alla guida dell'auto bianca dalla quale sarebbero stati esplosi 3 colpi che hanno colpito al ventre il 60enne Vincenzo Di Terlizzi? A questo dovranno rispondere i carabinieri di Ruvo di Puglia, coordinati dalla procura di Trani, che stanno seguendo il caso che venerdì pomeriggio ha coinvolto l'uomo proprio davanti all'ingresso di casa in via Calias. Il 60enne con precedenti è stato colpito venerdì intorno alle 17 da colpi di pistola all'addome. Subito trasportato all'ospedale Bonomo di Andria è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Un proiettile infatti sarebbe arrivato molto vicino al rene destro. Per lui la prognosi resta riservata. Le indagini dei militari, supportati dai colleghi di Molfetta, si stanno indirizzando anche nella vicina Corato e negli altri paesi limitrofi. Un contributo sarà fornito anche dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che con tutta probabilità riusciranno a dare qualche dettaglio in più proprio sull'auto dalla quale sarebbero arrivati i colpi.